Democratici a Strasburgo, Bruxelles, IDV in Italia. Ben trovato l'onorevole Nicolò Rinaldi. Io ripartirei proprio dalla proposta di un maggiore impegno dell'Unione Europea per la vicenda dei Marò, onorevole Rinaldi. Dunque, bisogna dire tre cose. Il vicepresidente Tajani ha fatto una proposta forte: sospendiamo questi negoziati per l'accordo di libero scambio con l'India. Se si arrivasse alla morte, io devo dire che in realtà, altro che sospensione dei negoziati, arriveremo sicuramente a una crisi diplomatica tra Unione Europea e India che travolgerebbe sicuramente molto di più che non questi negoziati, che durano già da 2 anni e che sono tra l'altro un'arma un po' spuntata nelle nostre mani, perché quelli che sono più recalcitanti in questi negoziati sono proprio gli indiani. Sono le nostre imprese che cercano di spingere per avere un migliore accesso al mercato indiano, una migliore protezione contro la contraffazione, una migliore garanzia per le nostre indicazioni geografiche, eccetera. Gli indiani da 2 anni la tirano per le lunghe, non soltanto sulla questione dei Marò, ma anche su questo benedetto accordo di libero scambio. Per cui io ho l'impressione che loro ci potrebbero anche dire sì, sì, prego, accomodatevi, non ci sono problemi, sospendiamo. Detto questo, Tajani ha ragione, non è che possiamo impegnarci per migliorare le relazioni commerciali con un paese che potrebbe arrivare alla domina addirittura di concepire la pena di morte nei confronti di questi nostri due soldati. Però la sospensione è un atto che non dipende dalla Commissione, nemmeno dal Parlamento, è il Consiglio che può chiedere la sospensione, cioè revocare il mandato, perché è il Consiglio e quindi i governi europei che hanno dato il mandato alla Commissione con l'accordo del Parlamento per fare questo negoziato. Il modello della Troica non funziona, il Parlamento assolutamente europeo. No, assolutamente no, io condivido quello che era stato espresso da Gualtieri prima, il modello della Troica di fatto è abbastanza inquietante, perché non esiste un vero controllo parlamentare su quanto la Troica dispone. È un'entità che prendere delle decisioni e impone delle misure molto pesanti, con conseguenze fortissime dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista della crescita, ai vari paesi che sono sottoposti alle misure della Troica, ma in realtà chi ha deciso, come la stessa Unione Europea, che è soltanto una parte di questa Troica, riesce a intervenire e a influenzare le decisioni, come si possono correggere? Qual è il tipo di dialogo anche con le controparti? La questione della Troica e in generale come affermare il principio di riforme che sono comunque indispensabili nella nostra Unione Europea sarà il cuore della prossima Commissione Europea e del prossimo Parlamento. Cioè, i cittadini devono capire che quando vanno a votare, se decidono di andare a votare per le elezioni europee, come io consiglio a tutti, speriamo che lo facciano nel maggio, esatto, si mettono in gioco quelle che saranno proprio le funzioni, i meccanismi, il sistema con cui questo tipo di decisioni verranno prese, che fino adesso sono state nella questa attuale Commissione Barroso, secondo me, proprio tutte sbagliate, fatte sui rapporti di forza tra i singoli paesi, i rapporti di forza all'interno della Troica, invece di avere un metodo comunitario dove ci sono regole che sono uguali per tutti. Non concordo con Baldassarre che diceva, ma tutto sommato, cioè lui pone un problema giusto, quando dice la coalizione socialisti e democristiani a Berlino è tale per cui non ci saranno grandi cambiamenti. È un ostacolo, ma non è sempre così. Ad esempio sulla Banca Centrale Europea la posizione tedesca è uscita alla fine sconfitta. Non è necessariamente detto che la Germania riesca sempre a imporre quella che è la sua visione di ortodossia. Se ci sono proposte alternative valide e c'è un gioco di squadra da parte degli altri paesi, secondo me si possono ribaltare certe regole. Onorevole Rinaldi, un'ultima domanda, parlando di Troica e comunque parliamo di crisi e pensiamo anche all'aumento della povertà e di situazioni di disagio. Proprio in settimana a Strasburgo avete fatto approvare una risoluzione comune su una strategia dell'Unione Europea per i senza tetto, anche un suo forte impegno. Di cosa si tratta? Sì, sono stato l'iniziatore di questo dibattito e credo che sia un problema enorme, perché di fatto le persone che vivono in indigenza urbana in Europa sono sempre di più. C'è un numero di riferimento? È uno degli scandali. L'Italia, con un'operazione congiunta tra Caritas, Piopstop, che è l'organizzazione che si occupa di raccogliere le associazioni di volontariato senza fissa dimora, e Istat, ha quantificato circa 65.000 le persone che sono
senza fissa dimora nel nostro paese, ma non esiste un dato europeo. Noi calcoliamo tutto in Europa, abbiamo dati e numeri su qualsiasi cosa, ci misura ogni aspetto della nostra vita quotidiana e non, esiste c'è. Invece né un criterio di definizione, tantomeno dei numeri che siano chiari. Ecco. Quindi sotto questo profilo la prima richiesta alla Commissione è di occuparsi di una mappatura del fenomeno che attualmente non c'è. Inoltre ci sono fondi europei che possono essere utilizzati e che purtroppo spesso rimangono fermi. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. E poi abbiamo tutta una serie di buone pratiche da parte dei singoli governi, perché questa è una responsabilità dei governi, non delle istituzioni europee, ma le istituzioni europee possono coordinare, rafforzare, finanziare gli stessi governi. E queste buone pratiche non necessariamente sono difficili. Bene, allora torneremo a parlare anche di questa strategia. Ringraziamo l'onorevole Nicolò Rinaldi dei Liberal Democratici di VN Italia per essere stato con noi. Le auguriamo buona giornata.